Bene, eccoci qua al termine della traversata di Colli Euganei. È stata una gara piuttosto impegnativa, 42 km, 2000 metri di dislivello. Diciamo la partenza è stata caotica, molto caotica, ma era anche scontato. Già da subito comunque abbiamo notato che le zone erano strepitose, cioè ci sono stati passaggi quasi che ricordavano l'alpinismo per certi versi, non tanti, però ce ne sono stati un po' che davvero erano impegnativi, spettacolari, continui di cambi di pendenza, impegnativi, alcuni meno, però non c'è mai stato un attimo di tregua. Diciamo che la gara era snodata in un percorso nervosissimo, era nervoso come un pusher all'aeroporto praticamente, però insomma abbiamo stretto i denti e abbiamo proseguito, diciamo, di salita in salita, in discesa in discesa, giusto? È stato, secondo il mio punto di vista, uno dei trail forse più belli che abbia mai corso. Anche perché teniamo conto che mi sto guardando adesso in giro, le abbiamo passate tutte praticamente le colline che ci sono. E devo dire che complimenti agli organizzatori perché non ci hanno fatto mancare praticamente niente. L'unico rammarico è stato che comunque purtroppo questa notte ha piovuto e alcuni tratti chiaramente li ha resi scivolosi, però devo dire che ci sono da fare i complimenti perché veramente è da applausi questo percorso. Adesso penso sia giunto anche il momento di andare a farsi una doccia perché siamo abbastanza caldi e abbastanza stanchi. Puzziamo come un cane morto dopo una settimana di pioggia. E soprattutto ci aspetta una bella birra. Sì, oltretutto c'è anche la Marta da Prae Family che ci aspetta, pertanto adesso andiamo là, facciamo un po' di festa tutti assieme, anche insieme al grande Riccardo, che è stato lui il promotore di tutta questa avventura, chiamiamola così. Teniamo conto che siamo in piedi dalle 4:30 perché comunque ci è voluto un bel po' di strada a venire giù. Comunque soddisfatti, contentissimi, siamo pronti adesso per il prossimo impegno. Sicuramente ce la metteremo tutta come siamo abituati a fare. E niente, buona domenica e buon divertimento a tutti quanti. Ciao a tutti.